Convocato al Viminale il Comitato Nazionale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dal quale potrebbero uscire le prime direttive sulla gestione dei migranti. Oltre 1.200 persone salvate in mare nelle ultime 24 ore. Sergio De Nicola. Finalmente a terra i 650 fuggiti dalla Libia, sbarco in mattinata a Crotone dalla nave Diciotti, preceduto ieri da un altro maxi sbarco a Messina. Facevano tutti parte di un gruppo di 1.200 migranti su due barche alla deriva, salvati da Guardia Costiera e Finanza al largo della Libia. Altri mezzi delle forze dell'ordine hanno accompagnato un centinaio di persone tra Pozzallo e Rocella Ionica. Giorni di intenso traffico nel Mediterraneo, complici anche le favorevoli condizioni meteo. In attesa di porto sicuro la Ocean Viking e la Humanity One, con a bordo quasi 400 migranti, 6 sarebbero morti annegati prima dei soccorsi. Alle due navi straniere potrebbe però essere inibito lo sbarco, come da ultima direttiva del neo ministro dell'interno Piantedosi, oggi alla prima uscita ufficiale per l'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di Polizia. 80.000 arrivi nel 2022, l'emergenza migranti come si affronta? Bella domanda, cioè, dovremmo stare qui per i prossimi due giorni. La direttiva, ci sono due navi che aspettano. Nessuna anticipazione dal ministro sul successivo Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato con i vertici delle forze dell'ordine, né sulle misure che verranno adottate. Non solo migranti tra le emergenze del ministro, che invita a non strumentalizzare le paure. È già successo in passato, no? Che qualcuno ha cavalcato il periodo del Covid, l'abbiamo visto, l'ho sofferto io particolarmente come prefetto di Roma, quindi dobbiamo stare attenti che non ci siano appunto persone che strumentalizzino la paura.